Ragazzi, benvenuti in questa nuova serie su Ark Ascended, il remake di Ark 1. In questo episodio daremo un primo sguardo alle novità giunte. Avete letto bene, fin da subito, neanche dopo aver superato l'ora di gioco, sono stato distrutto e sono morto in modo atroce. Willow, no, aiuto, i Raptor, aiuto! No, lo sapevo, no! Aiuto, no! Non vedo l'ora di far uscire un sacco di contenuti di qualità, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche e condividete il video con tutti i vostri amici. Iniziamo! Salve a tutti ragazzi, io sono Miki e benvenuti finalmente su Ark Survival Ascended! Che figata ragazzi, iniziamo questa partita! Ed eccola qui, The Island, non toccheremo nessuna impostazione, selezioniamola. Siamo pronti per partire, via! Ragazzi, ed eccolo qui il nostro survivalista Miki. Guardate che gnocco che è diventato, cioè che buono. Questo editor è una figata ragazzi. Siamo pronti a partire, iniziamo! Ok, ci fa scegliere la zona per lo spawn. E vedete qui com'è contrassegnata con tutte le varie faccine. Andiamo in una zona tranquilla, nella famosa zona sud 1, facile. Vai! Are you the one I've been waiting for? Oh! You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can. Certo, signorina, non si preoccupi. Boom, ragazzi, ed eccoci qui, siamo spawnati finalmente su The Island, su Ark Ascended. Bro, va a 10 FPS. Sono anche salito di livello. Oh, stiamo in prima persona, eh. Che figata, ragazzi. Che colpo d'occhio. Guardate, è cambiata tutta l'interfaccia. Mamma mia, che bello. Mi posso muovere senza che esploda il gioco? Sì, evviva, siamo su Ark. Guardate qui che bella la vegetazione. Ho raccolto una roccia. Vai, che bello. Adesso sarà bellissimo anche raccogliere le pietre. I primi cespugli. Aspettate, cosa sto vedendo, ragazzi? Delle nuove bacche. Ah, vero, hanno aggiunto anche, ragazzi, nuovi dinosauri. Che figata. I tasti sono rimasti pressappoco lo stessi. Guardate qui il nostro gnocco, Miki. Ci sono le chamberry per creare il colore ciano. Poi abbiamo anche le verdberry per il colore verde, per creare il colore magenta. Io direi subito di aumentare il peso, ragazzi. Questi due punti li spendiamo per il peso. E finalmente tutti i nostri attrezzi che usavamo all'inizio del gameplay. Ah, hanno cambiato l'animazione del salto. Beh, sono cambiate parecchie cose. Anche l'acqua è diversa. Iniziamo ragazzi a fare la prima cosa che si fa in tutti i giochi survival, quindi anche in Minecraft e anche in Ark. Prendiamo a pugni gli alberi. Guardate come sono belli. Oh mio Dio, signori. Rivoli di sangue ovunque. Vai, menalo, Miki, menalo. Oh, è caduto. Guardate com'è bello, com'è caduto. Quindi come nel trailer. Perfetto, non ci hanno mentito. Vabbè, iniziamo a craftare il nostro amato piccone e basta. Ed eccolo qui il nostro piccone. Andiamo alla luce, guardatelo. È ritornato, vai. Ora non ci facciamo male, possiamo piccare gli alberi. Guardate quanto tech. Ora proviamo le pietre. Le pietre, ok. Guarda, picchia Miki, vai. Ok, guardate l'animazione. È migliorata, dai, dobbiamo dircelo. Creiamo l'accetta e la torcia. Oh, finalmente il nostro personaggio non tiene gli strumenti praticamente come se fosse un vigile. Quindi specie paletta.
Ragazzi, mi vedrete straeccitato in questo video. Dirò molte volte che questo gioco è una figata, questo remake. Cioè, mo guardate qui, che figata! Beh, è arrivato il momento di craftare le nostre lance, quindi bene. Tre, craftiamo tre lance, signori. Le animazioni comunque sono migliorate, eh? È migliorato un po' il tutto, diciamoci la verità. Ed eccole qui le nostre lance, signori, che finalmente sembrano essere proporzionate al personaggio. Oh, la lancia mi piace, non è male, no, molto bella. Guarda, tu sei un livello 15, mi dispiace, ma devo testare per la tecnologia. All'attacco, 124. No, non in acqua. Fatto fuori, ragazzi, il nostro primo dinosauro. Allora, per quel poco che ho capito, l'animazione della sua dipartita non mi è sembrata male. Anche la posizione, cioè, ragazzi, a me quello che mi preme vedere è scoprire se i dinosauri, quando vengono sconfitti, fanno di nuovo quei voli che facevano tanto tempo fa. Ecco, in questo caso no. Oh, mamma, che paura che mi hai fatto, Viraptor, ma sei un pazzo. 4 punti abilità, cioè, madonna. Allora andiamo ancora di peso, vai. E iniziamo a sbloccarci. Dobbiamo raccogliere della fibra, signori. E iniziamo a sbloccarci i vestitini, perché non possiamo stare nudi come siamo adesso in questo momento. Ok, iniziamo ad equipaggiare il nostro Mickey con i vestiti. Quindi mettiamogli la bandana. Poi mettiamo la magliettina. Oh, guardate, gli abiti sono fatti molto molto meglio. Aspettate, i piedini. Oh, è tutta bianca completamente, signori. Oh mio Dio, ho sentito un rumore molto brutto. Che cos'è? Aiuto! Guardate, non si vede tra la boscaglia. È molto molto più inquietante. Dove è andato? È un dilo, aiuto! Ah, aiuto! No, 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 che livello sei, fra? No! Oh! No, si è rotta la lancia, aiuto! Maledetto! Moscop, non scappare. Ok, livello 26, ce la... due colpi. Andato il dilo. Mamma mia, signori, ma che potenza che siamo. Oh, facciamoci il primo bagnetto della serie. Bravo, abbeverati, Mickey. Là c'è già un megalodonte. Vediamo se proprio... proviamo a immergerci. Guardate qui i mari di Ark. Non si vede una beniamata ceppa, ragazzi. Però io direi di continuare un po' per questo lato della costa. Cioè, non vorrei rimanere fermo in una singola zona, ecco. Guardate che bello. Hanno cambiato anche i versi del dodo. Mi dispiace, devo farlo. Headshot, signori. Hanno fatto il remake di Ark, ma alla fine è rimasto lo stesso, tranne con qualche piccolo cambiamento. State lontani da me, maledetti. C'è uno spinosauro, io di lì non ci andrei neanche per sogno. Ecco, mi allontanerei un pochino. E c'è un piccolo di tartarughina. Guardate qui, che figata. Adesso ci sono anche i piccoli che camminano in giro. Ecco, prima non ce n'ero. Non mi dico, quello spinosauro mi fa molta pura. Andiamo via. Vi lascio stare, piccola famigliola. Non avvicinatevi al nostro peggior nemico, cioè lo spino. E lì già è una zona un po' pericolosetta. Però andiamoci, ragazzi, chi se ne frega. Ogni volta che iniziavo a salire questa collinetta, da qui spuntavano i peggiori dinosauri, tra un po' anche i T-Rex. E sinceramente ho paura, perché probabilmente moriremo, sì. Poi non si vede niente, cioè mi fanno un attacco all'improvviso, cioè che scorcio bellissimo. Cioè, ho paura. Questi ti attaccano, neanche te ne accorgi. Amico, ciao, stai per i fatti tuoi. No, veramente non vedo niente. Cioè, non vedo... Oh, c'è qualcosa che mi sta correndo dietro. Willow, no, aiuto, il raptor, aiuto. No, lo sapevo, no. Aiuto. Ah, sono dietro di me, lo sapevo, no. Ti prego, attaccate le tartarughe. Aiuto, no. Ecco, il raptor, no. E benvenuti, ragazzi, in Ark. Evviva. Non c'ho neanche i letti. Siamo morti nei primi 5 secondi. Che cosa avevo detto? Appena che salite, cioè quella collina, morte. Cioè, o ci andate con un T-Rex livello 1000, perché questo è quello che vi aspetta. E io, tra l'altro, me l'aspettavo, quindi sono stato proprio uno stupido.
ad andarci. Non credo neanche che riusciremo a recuperare la nostra roba. Il povero Mickey è di nuovo ignudo. Oh, ma adesso si possono raccogliere anche le piante del mare. C'è le alghe, quindi ci danno solo fibra. Guarda quanta. Ciao amico Ptero, che livello sei? Livello 5. Mi sa che devo alzare la difficoltà del gioco, perché sono tutti un po' di livello basso, eh. Io non devo cadere, perché se cado sono morto. Ok, ci sono. Prendi tutto. Ok, ho ripreso la mia roba, rivestiamoci. Ok, ah, aiuto, aiuto, no, no. No, sono caduto. Sono lì, quindi vai, allora, vestiti e scappa. Scappiamo, corri, corri Mickey. La stamina sta al massimo, quindi possiamo correre. Ecco, una cosa che mi ricorda Arkham, Dio, già mi stanno seguendo, no? No, ok, allora fuggi, eccoli, sono nell'acqua, no, 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 mi hanno ritrovato. Aiuto, non ce la faccio. Cosa che mi ha fatto ricordare Ark è quella di aumentare la velocità del nostro personaggio. Aia, no, mi sono bloccato perché non si vede niente con quest'erba. Sarebbe quello di rifugiarci sulle rocce, no? Oh, c'è anche un drop, ragazzi, nuovi drop di Ark. Ah, ma adesso non si può aumentare la velocità. L'hanno tolta. Ok, quindi aumentiamo un po' il danno. Mi sono inseguito di nuovo. Eccola qui di nuovo. E ora corri nel lato opposto a questi maledetti raptor, ragazzi. Li abbiamo seminati. No, perché c'è questo qua? No, basta. No, tuffati. Mangiati i salmoni. Ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Si è fermato, ok. Scappa su questa costa. Sperando che non ne troviamo altri, ragazzi. Vi giuro, ho paurissima. Fermiamoci. E io intanto mi rivesto. Posizioniamo il nostro sacco a pelo nuovo. Nuovissimo. Nuovo di zecca. Guardate qui, finalmente. Ok, il raptor è lontano da noi. Ok, perfetto. Teniamo sempre la lancia fuori. Ragazzi, che dire. Questo episodio è stato al cardiopalma, cioè ricordatevi che è sempre Ark alla fin dei conti, quindi troverà sempre un modo per farci fuori, anche se la grafica è migliorata. Io che posso dire? Per questo episodio abbiamo visto fin troppo, siamo traumatizzati abbastanza, e mentre le texture, non so cosa stanno facendo, il mio personaggio si caricano, io vi do appuntamento al prossimo fantastico episodio, dove inizieremo già ad addomesticare qualche animale e a setappare la nostra base. Un saluto a tutti dal vostro Mickey. Ciao ciao ragazzi!